We must all unite, for we are one creation. We must join the fight, together we are strong. We must do what's right in every situation. Love each other's lives as you would do your own. Just think twice before you cast your stone at someone's soul. It's their life, so the choice is theirs and theirs alone. We're not here to judge, we are here to love. Just one human race, we must rise above. We are here to love. There's no time to waste anymore. We must all unite. There's no more segregation. When you've seen the light, there's nowhere else to go. And with peace in sight, no walls could separate us. We would be as one, because this earth's our home. Just think twice before you cast your stone at some.
Oh, buongiorno capitano. Ciao Rise. Buongiorno a tutti. Che cacchio! Visionare due volte, vediamo un po' se c'è qualcuno. Io mando le shard di Milo. No, non si può mandare niente. Clear set story, non lo clear. Che mi dava se lo clearava? Fammi poi che mi sono scordato. Polvere, porta sega. Allora, fammi controllare qui. Sta laggando in una maniera incredibile. No, friend, ok. Sa, dipende da loro, eh. Dipende da loro perché anche col cellulare fa così. Pensavo fosse la mia linea. Allora, Legion Shop, prima che sia troppo tardi. Portal, vai, oggi ci sa il boss. Allora, apriamo ogni bene di Dio. Chiaramente mi sono iscritto a Jamir, lo vincerò. Siamo a quota 5.48, molto bene. La Masei Tower, ecco, completarla ti dà spaccarti i coglioni a fare la Masei Tower, praticamente i 20 piani dopo che hai finito l'ultimo libro blu, ti dà 130.000 di exp, 160.000 di gold, 20 diamanti. Praticamente perdi mezz'ora a spaccarti i coglioni, a cliccare per 20 diamanti. Non so quanto valga la pena sinceramente a sto punto. Non so quanto valga la pena, sinceramente. Tutto fa, però. 20 diamanti. E non un po' pochini. Allora, andiamo nel mall. Siamo a 1009. Potrei comprarmi le gemme. Però aspetto un secondo. Qui fuori prezzo. Qui si può comprare, si va a 20. Qui mi cambia poco per una shard, la lascio lì per ora. Questo ho già preso prima. Empower, se quei diamanti valgono come Alessandro, beh, non sono un granché. Non so chi sia Alessandro, comunque. Non servono a nulla, no. Va bene, qui siamo fermi, non si può fare niente. Ma si può aprire tutti sti scatolotti. Alessandro Diamanti cacciatore. No. Alessandro Diamanti cacciatore non era per nulla scarso. Sinceramente. Diciamo anzi che non era meno di un Bonaventura del Milan, purtroppo. E quindi
Allora, qui si è fatto. Poi, siccome c'ho ancora la roba da PVE addosso, e manca 6 minuti al Legion Boss, ma Bonaventura in effetti dove sta non l'ho più visto. Ma veramente, dove sta? Fa schifo al Milan, sta ancora. Dove sta? Io l'ho visto purtroppo, ma mi toccherà vederla anche oggi. Anzi, alle 15 vi avverto che stacco, cioè un po' prima delle 15. Stacco, mi guardo il Milan, c'è cioè Ibrahimovic. Quindi oggi gente c'è seghe. Non c'è rischi di far tardi oggi per forza, roba. Cioè stacco in anticipo, insomma, la favola. Oh, non troverò mai più il fire drop con status set, impressionante. Questo può andare molto bene. Allora il trippy death. Comunque il nightmare un po' di roba te la dà, dai. Non è male averli fatti. Toba, ho fatto un mystical 3 su 20 diamanti. Giusto per dire. Saint Arena, no, aspetto, ormai aspetto, ormai aspetto tutto. C'è da fare l'Astro Cycle, potrei fare questo intanto per pigliarmi le shard. Quanto c'ho di stamina? 103, va bene. Non la sto perdendo. Comunque, cari signori, io pure sono minorista, ma ho una scelta, mi sono rotto del calcio e diciamo che le prestazioni del Milan hanno un po' influito. Beh, allora, quando vinci è facile, è quando perdi che dovresti continuare, però sì, è 6-7 anni che è così, quindi ci sta. Ci sta. Ci vuole per forza un altro stronzo, vaffanculo, vi andrò a cercare qualcosa. Speriamo che non vadano in mano a questi, eh. Comunque, Rise Milo Awakened. È andato. Avevo paura, non ci hanno levato l'evento negli event per resettargli le skill, ma quando completi, quando lo ripari, completi il pavilion che ti dà l'oggettino per resettare le skill e se lo clicchi ti appare la schermata di reset e quindi in pratica lo puoi fare fa sempre. E quindi l'ho resettate 1135. È un bel buono, è buono, dai, è più buono perché metti bleed, che a seconda di quanto li alzi, appunto la terza, quella del bleed, c'hai più probabilità di lasciarlo e che faccia più male. E attacchi tre persone, è tanta roba quella cosa lì, c'è poco da fare, è tanta roba. E nulla, dovrei migliorarne un po' i cosmi. Non si riesce a giocare perché questo non. Dammi la lead, testa di cazzo, che non fai nulla. Ho beccato subito lo stronzo FK, ma porca puttana. Andiamo con lui, Goku Man. God Mercy, Vice Commander. Ah, questo forse si rinviene. Lo so, però perdi le speranze, però ogni anno a inizio stagione cerchi sempre di le riguardi qualcune, poi riperdi le speranze e smetti fino all'anno nuovo, quello sì. Sei a Poseidon, Underworld Shun. No, Underworld Shun qui non serve a un cazzo. Lealer lo mette lei, to, io metto Shun e siamo a posto, su. Si dovrebbe scoppiare tutto. Magari fammelo mettere a me l'auto. Non posso targettare Giuna, però vabbè.
Comunque, brutta notizia, è acceso da le 10 ieri sera, non ho recuperato i file, ma ho trovato un botto di altra roba, ma non quello. Devo provare un altro hard disk, ma mi sa che l'hard disk, quello veramente, era questo, e quindi non c'è maniera di riprendersi quei file lì. Anzi, fammi chiudere il programma. E quindi niente da fare, è tutto perso. Purtroppo. Hyperion, lo welcome back. Ah, comunque Rise, non so se lo sai, ma a quanto pare domani Evil Saga e Divine Clot Hit di nuovo nel SEA. Quindi bene. Spero di... Dovrei tenermele le gemme. Però spererei di... Guarda che vabbè, non mi fa comodo niente, perché anche se trovassi un Evil Saga non ne ritiro su con un Evil Saga le skill, servono un libro alla fine. Però è un libro risparmiato e i libri li volevo tenere per mio. Trovassi un Nicky, ecco, quello un po' meglio sarebbe. E così ne alzo la skill del Mark. Dai, spengiti, arresta il sistema. Ma non si arresta, perché è talmente inceppato da quella disk di merda che non c'è verso. Spengo di prepotenza io, un attimo, Non arriva al filo, se no va. Arrivavo là. Oh. E sì. Amo, let's go. Ce la farò stasera prima di andare a dormire. A cazzo, guarda l'ottavo episodio di Mandalorian. È 3 giorni, lo voglio vedere. Poi vabbè, non è solo quello. La vera cosa che mi ha fatto droppare sono stati i conflitti del cazzo tra squadre. Post, odio, incazzature inutili. Che... Ho capito, se quelli della Juve si mandano a fanculo con quelli dell'Inter, a te che cazzo ti frega? Un istè per il Milan.
comunque vabbè, non siamo tutti uguali, quindi chiaramente ognuno deve fare quello che si sente. Jesus, hello, welcome. Comunque gente, se si fa le cose per bene, stamani c'era un video di Arwezzo che forse è uscito ieri sera con il team Triplo Gold, triplo Yoga, Gold Yoga, Black Swan e yoga normale, chiaramente con Camus riparato, Awakened, ha battuto un Gepet, uno di quelli che è arrivato nella finale dell'ultimo Jamir. Quindi lui ne sa, se no non lo batti. A culo, ma l'ha battuto. Quindi seguitemi, ascoltate, informiamoci a vicenda. Perché anche se uno ce ne butta un po' meno, ma poi avete bei risultati lo stesso. Siamo a 24, con quello che pigliavo 25, poi ci sarebbe la Masei, c'è il boss, ok, andiamo al boss. Andiamo al boss, però fammi controllare un attimo. Quanto siamo? 1, 2, 3, 4, 5, ok, il sesto è in produzione. Allora, Poseidon, ok, Ikki, ok, Daedalus, ok per forza, sì, Luna, va bene, è slowata con questi per tenere dallo Tan, che intanto verrà stunnata, cioè frizzata uguale. Seiya va bene, il non damage da sei. E poi mi manca Isaac con Bloodelf. Ok, ci siamo. Ci siamo, anche se dovrei alzargli questi. Però sinceramente mettermi a lavorare su Isaac ora sembra un po' una cazzata. Vediamo un po' perché combina. Però mi sa che Poseidon se... No, però non era su... era sul boss. Sì, era sul boss, ma era l'altro boss che aveva il Reflect. Questo... da senti, gli metto... Gli metto... il Soap Berry, non lo rischiare.
rischiarla. Poseidon da. Sono il primo, lo incigno io oggi. Cazzo, anche da finire di far male a friendship, cazzo. Porca puttana. Ci scommetti, mi è andata la friendship su quelli che ci ho fatto. Che ci ho fatto la nightmare là. Porca troia. Mark. No, Mark. Mark. Ok, bravo Ikki. Prima summon. Doppio Dedalos però non mi fa dare. Non mi fa fare il weekend di Seiya. Vabbè, facciamo doppio Dedalos. Più Isaac a quel punto, almeno ne mettevo due stack di coso. Sì, sono un coglione, ne mettevo due stack del Blood Elf. Ora doppio Seiya. Con 5 stack e a meno 775. Secondo me se faccio la sesta stack ora 775 rimane così. Quindi sì, il Blood Elf serve fino a un certo punto, perché poi meno non ti ci va. Cioè di più non ti ci va, gli rimane sempre un po' di resistenza. Perché? Che ora con 6 stacchi a meno. Prima era 775, ora 678. Oh. Misteri. Finalmente posso fare l'onda con Poseidon. Ecco.
questo giro potevo anche mettermi il vulcancena a Poseidon e non il Zopberry, perché non ha preso una minchia di danno a quanto pare. Oh, vabbè dai, tanto non devo stare a spaccare il capello. Più che altro se poi ci si fa arrivare nel Gold Saint, lì dovrò iniziare a alzarmi il Cosmi a 6 a Tedalus. Mi ricordo se era il doppio round a Isaac con me. Vabbè, tiriamo la base. Mi sa che era il doppio round a Isaac. No, era il doppio round di 6. Potevo anche skillare con Poseidon. Vabbè. Meno 775 di nuovo. Boo. Mi diventa 8389. 400 e basta, ruba. Non è tantissimo. Dovrei pompammelo un po'. Oddio, chi era ora? Doppio 6, no? Quindi posso skillare con Poseidon. Credo. Si crede, l'ultimo round mi ha stunnato l'una. Non ho potuto dal doppio round, al doppio turno. Vabbè, è andata. Mi ha levato 23 milioni e basta. 25. Ho fatto un cazzo. Ho fatto veramente poco. Vabbè, raid e via. Ah già, perché poi ero da solo, quindi non c'avevo gli spy di quegli altri, quindi sì, anche per quello. Vabbè, questo è fatto. Qui buongiorno Time, sei arrivato in tempo, guarda. Ora stavo per scrivere qui.
un po'. Ok, time. No, aspetta, prima di fare il quit fai il boss. Fai il boss, magari pigli qualche reward. Anzi, si potrebbe fare... No, sì, è vero, però se fai su... se lo fai subito ci vuole 24 ore, fallo subito. Fallo subito ormai. Lo faccio subito anch'io. Devo però passare la lead, mi sa. La passerei a Kroger, sinceramente. Transfer commandery. Fa così. Ok. Ah, ma è scritto con l'altro, vediamo un po'. Diamanti per cambiare anche me. Nickname con Kamat Space. Ah. E come glielo do il... Ma cazzo hanno fatto loro a scriversi i nomi così? Ah, col tondino. Thank you.
Devo solo capire come si fa a uscirci ora. Ah, Bit Legion. Ah no, 12 ore il cooldown. Mi sono scordato di vedere i nomi degli altri, i vostri, per dirgli quali sarete. Quando sono interferito mi suona bene. Ah, sai che faccio? Mi vado a vedere lo streaming. Mi riguarda di lì i nomi. Ok. Nickname con Kamax Space. Ma è bello, baby Yoda, porca troia, però. Riguardato così, mettermi riguardo. Oh. Devo solo capire come si fa. Allora, Batman. Vado un attimo, ci vediamo tra un po'. Bye time.
Che palle, c'è da fa cancer oggi. C'ho da rifarmela. Quindi Death Mask. Luna Tiki. Tiki Seiya Isaac Pesci. Io prima provo con Poseidon. Provo con la line up del boss. Daedalus. Kiki. Isaac. Luna. Ah, Seiya. Diciamo, ne manca uno, ma chi cazzo manca? Che su... Ah, shit, già, non c'ho la legione. Che coglione, Yeburik e lo Megaxia. Hello. Mi pare una cazzata comunque quella di dover aspettare 12 ore prima che poi rejoina una legione. Ora lo posso capire se esco, joino, riesco e joino qualcos'altro. Allora sì, mettimelo il cooldown, ma uscire per rientrare dove aspettare 12 ore mi pare una cagata. Vabbè. Mi risponde dopo se non è più facile il danno. Sto senza nafta, questo non lo conosco. Questo lo devo vedere allora, capitano. Questo lo devo cercare. Vedi, c'è sempre da imparare. Thank you.
scritta Sissa Romano che bestemmia, questo penso sia quello più blasfemo. Ah no, l'ho visto anche quello, l'ho visto anche quello, ma non mi ricordavo, diceva che era senza nafta. Che ci aveva da andare abbastanza lontano, mi pare. Ma mi pareva un po' finta quella cosa lì. Quando l'ho visto, non so perché. Mi ha dato quell'idea lì. Master, I don't know if you are watching. Let me know. In game or in this chat, in Twitch chat. It's easier than the in game chat. To talk here. Capisco perché non mi dà la terza stack. Bah, ora ho dovuto rifare un'altra onda per avere la terza stack. Torna. Qui è proprio l'anti, cioè Veiki qui comunque è il top, perché ti spara con tutti i fantasmini, cioè. No, perché mi ha scoppiato il fantasma? Che cazzo è successo? Oh, non mi gira la telecamera, impressionante, è bloccato tutto. Isaac Poseidon, questa è il top, 860 merits. Thank you.
andato offline, cazzo. Allora. No, challenge. A parte che senti. Ce lo faccio un altro try. Mi vale la pena. Ho già 860, 860 arrivo. Facciamolo. Andava ai Biz e parlava col tassista con la classica formula del parlare in italiano più aggiungo una S alla fine di ogni parola spagnolo, uguale spagnolo, era un sacco cringe, non so che sia cringe. Cioè, che voglia di cringe. Comunque, vabbè, è un fenomeno, insomma. Ormai ora c'ho il weekend già addosso. Mi mette il weekend se lo fai un'altra volta. Lo sai che mi sa che se lo fai in hard, se ripeti con i soliti saint, ti mette il weekend. Già. Vabbè, il problema poteva essere Icky, il resto ci hanno sotto belli, quindi... No, forse riesce a Brodev. Comunque per me il migliore... Resta Gento di Giotto, chiamate Gento di Giotto sotto il porticato di Teramo. Lì è proprio la pura ignoranza italiana e umana. Forse mi ha risposto. No. Però penso anche lei lì c'è un commission che stavo facendo. Vabbè, pace. Comunque Icky ormai lo uso per fare i PVE e basta in pratica. Oh bene, poi non me l'hai scoppiati che così ora si spara anche ancora di più. Il Reflect ha messo 3 stack, l'altro 2 è stato sul sito e costa solo 2, vai a capire perché. Nel Legion Dungeon fa così, invece anche nei templi di Aden, mentre nel Legion Boss te ne mette 3 di stack.
Ma ah, ok. God damn. Però quella lì mi sembra una puttanata, sinceramente. Perché lì siamo io e te, due cottoni, che magari si è anche bevuto un po', si sta andando in giro per Ibiza e al tassista ne parli così. Cioè, un conto era se un tassista italiano per qualche motivo trovava un pazzo spagnolo che gli dava 5.000 euro per farsi riportare fino a Spagna, e il tassista italiano ne aggiungeva le S. Ma lì è praticamente io che sono non solo spagnolo, sono ignorante e voglio pigliare per il culo il tassista e ne parlo così, capito? Cioè, quello c'è poco da... Cioè, c'ha a che vedere nulla con una lesbica, ok. E può essere benissimo una cosa fatta apposta, non che sei un ignorante per davvero. E... Fa Split Lightning. Quindi... Quella mi sa di poco, ecco, sinceramente, capito? Eccolo, time. Master, let me know if you are here. Ho fatto un po' meno di prima, 809 ore. Manca solo qui. Ok. Quello che ha scritto Lombia, sì, domani Icky e Vilsaga. Ma non mi ricordo quanto avevi, 130 advanced gem. Le shard sicuramente le fai. Le shard sicuramente le fai. Non so se... Fammi vedere. Il problema è che devi fare almeno 40 per pigliarne una. In quei 40 lì quante ne farai altre? 2 o 3? Giorno dopo, mercoledì, ne fai altri 40. Praticamente puoi fare 3 volte 40 te. Per 3 giorni è la cosa penso più conveniente. Perché un giorno 80, un giorno 40 te ne dà 3.
3 giorni 40 te ne dà 3, un cambio a cazzo, sì, effettivamente. Però qui beccheresti una shard. Là forse ti conviene fare martedì 80, così becchi una shard, e mercoledì 40. In totale hai 3 shard uguali, però c'è la shard del libro blu che becchi martedì. Il discorso è semplicemente che fai 3 shard, quindi da 80 che ne hai vai a 83. Con 120 summon, advanced gem, io non lo so, ma se ne prendi 10 di shard è grazie di Dio. Penso 10-15, quindi saresti ancora lontanino. Quindi sinceramente ne farei 3 giornaliere. Se sculicchi bene, se no l'asserverei per il fortune cut. Poi se mi dici ci butto qualche soldo, allora se ne riparla. Non lo so, capitano. Fortunatamente non lo guardo. Master, no. Non so se c'è Master. Are you here? Vabbè, comunque la roba PvE io l'ho fatta, posso anche switchare i cosmi. Poi se lo linko. Non lo so se funzionano i link. Mi sa che il bot te li blocca. Prova. Se non me lo cerco. Salvato una dungeon, ok. Quindi si rimette Luna Speed. Isaac. Ed è certo che Isaac lo potrei lasciare anche direttamente così. Ora con il cosmo così basso ne posso usare un PvP. Bronze Glow ce l'ho al 3, attenzione. Absolute Domain. Bella roba. Masa Elite per Rain Blast. Ora faccio la tavola e vediamo se riesco a prendere qualche altra gemma. Vabbè, mi prenderai 5-6. Galactic 2 me lo dà chiuso? Ah, 3 minuti manca. Ok, allora Saint Arena.
Kale ieri lo batteo, vediamo un po'. Sì, si è battuto. Pare batteva anche lui. Sai che non ce l'ho troppo diversi i personaggi a skill, eh? Forse un po' di cosmo attacco, che però questo l'ho meglio il mio Milo, molto meglio il mio Milo. Ma fai provare. Chat, se non te lo fa linkare manda un privato. Se no lo cerco da me, t'ho detto, ma non è un problema. Oh. Volevo dire, stavo dicendo che due ragazze solo del Tugurio è un peccato, anche perché c'è qualcuno che ha violato le regole questa sera. Un lì con gli occhiali, ma è becchissimo sta affare, è becchissimo. Porca, mi possiede, non è più lento. Peccato. Allora a questo punto no. Punto si fa. Sì. E lo uso per dal doppio al mio Milo. Smish! Due bleed l'ho messi. Meno quello. Ave. Santa June. Taunt. No, now not working. Shit, damage, mi è morto Milo, vaffanculo, ho perso.
perso. Niente. Mi ha troncato Milo. Dovevo cercare di bombardarlo di più. Sì. Ok. Quindi dovrei tirare l'Ares su Ade. Ares su Ade probabilmente. Una volta sola, però giusto per schiantato Milo. È lui il problema più grosso di tutti. Molto buono, molto buono. Dovrebbe essere andata. Dovrebbe essere andata la cosa. Dai, che è morta Marin. Atena muore. Viva, perché Marin gli manca uno sputo. Vabbè, no problemas, no problemas. Ehi, che cazzo mi ha fatto? No. Oh, ok, boom, that's it. Si batte il primo classifica, almeno contro il computer. In manual, ok, però insomma
Chiaramente non succederebbe mai nella realtà perché lui mi bannerebbe, eccetera. Quindi non succederebbe mai. Perché non mi fa attaccare con gli altri? Mi fa attaccare questi. Ok, la si riprova. È un po' palloso da dove fa ogni volta a mano, però. GS è una nuova gilda, Rise sì. Devo aspettare 12 ore per l'invito, però insomma siamo, dovrebbe essere fatta. Mi porto dietro Lombia, Time Walk e Batman. A seguire entrerà Krogar, Manu e Fratismar. Il resto purtroppo è Kowalski. Sempre che riloghi, perché sono 6 giorni che non sto loggando. Il resto purtroppo non è su Discord. Io quelli della legione si arrangeranno, si rinverranno che siamo andati via. Non so che dirti. No, cioè non so che dirgli. Se in una legione non si è mai voluto venire su Discord, che ti devo dire? Batta è tuo. È il tuo nero, Batta. Enjoy Milo Awaken, eh? Anche se per ora ha messo solo il bleed sull'altro Milo. Vorrei vedere quanto gli leva quando tocca a lui, però. Visto, cazzo, quanto ti leva? C'è troppi meno. Abbiamo vinto la Conquest in team insieme io e Battle lo scorso weekend. Ah, quindi viene a fare la Conquest da voi e non la Legion War da noi, il merdone. Ecco perché non è venuta a fare la Conquest, la Legion War. Athena è morta direttamente sto giro, quindi ancora meglio credo che stia andando. Sparisce l'Ares. Sparisce l'Ares. C'è il rischio mi shotta tutti lui. Ah no, non è ancora sparito. Cioè, come non è ancora sparito? Ah, perché Misty è vivo. Che cazzo sto dicendo? Che gazzo sto dicendo? Facciamo così, non rischiamo, va. Anzi, ah,
Aspetta che è morto. Guarda la bellezza. Non ho mai attaccata, c'ha già due marchi. Ora glielo tiro, ne levo un casino. Boom. Bello Mila Weekend. Bello, bello. Devo solo pomparne un po' il cosmi. Discord è per i veri uomini. Chi non entra non c'ha sbatta. Badadumz. Sono rank 1, lol. Però non toglie più l'armor. No, mette bleed. Vabbè, ma toglievamo nulla di armor. Perché mi dà che io sono rank 1 ma ci vedo JPPLNK? Mi vedo ancora rank 3. Non è giusto, gazzo. Boh, altre due partite contro lui. Oddio, che palle. Ah no, non lo posso rifare contro te, per forza fa contro uno di questi. Questa in teoria dovrebbe essere super vincibile. C'ha June, sì, però aveva dei buoni della gente che sputtana energy come ci fosse un domani. Ci sono, ci sono. No, c'è ancora lui. E che cazzo, sono ancora lì. Ma chi è? Fasullo allora. Finto. Ranking. No Legion. L'outsider. Attenzione, per 3 punti sono davanti. View. Con la formazione fasulla. No, è quella giusta. No, è fasulla. Non c'ho Evil Saga. La formazione finta. Si fa anche la pedattica qui, eh. E lui. Ah, Shashura Awaken. Awaken. Ah sì, è questo Awakening. È Awaken lui. Quindi June non mi fa un cazzo. Ti macio questo, eh. Shura e Mila Awaken. Quanto cazzo ci ha sbombardato in money, non si sa. Proviamo questo, va. Ora controllo, ma regola no. Ah, a parte che vabbè, posso controllare da lui senza dover andare nei miei. Vediamo. Inflict più status chance. Infatti non so se mette gli 6, lo sai? Perché inflict più status chance, non so se è status hit o che... Bleed. No. La cosa bella è che ne fa l'1, il 6, il 15, il 31, il 57. Quindi io che ce l'ho al 3 gli dovrebbe fa il 15% della sua vita massima. Però no, non riduce più l'armatura. Non riduce più, quello no. Nope. Va bene, bombato uguale Milo. Va bene, va bene. È potente, è potente. Master, are you here? Gold Saint Master, I'm meaning. Write me in game chat if you can't, but we are 8. As I wrote to you in game, but the in game chat is bad. Better on Twitch or speaking. Vediamo un po' se c'è, mi sentiva oppure no, perché vedo 6 spettatori, però non ci vedo lì gente nuova, quindi non lo so se è lui o meno, se c'è anche lui o meno.
comunque secondo me Papillon lo mettano la prossima settimana. Non ora domani, ma la prossima ancora, perché ora domani fanno brucia gemme su gemme per Ricky e per Evizzaga. E poi la prossima... qui ci sono questi due che rompono coglioni. Vabbè. E poi la prossima, allora, boom, Papillon Mew. Infatti vedrai, domani ci sarà nel Codex Papillon Mew. Secondo me. Dai, e se si vince questa, si va a Diamond 5. Super fast è stato stavolta. Arriva Diamond. C'è Arles. C'è cosa? Pop. Io sinceramente tirerei l'Ares su Deathmask. No, però lo devo tirare su Pop, perché non c'ho Icky. Vabbè, non mi rinvengo. E work altanto, attenzione, quindi... Caro amico, niente. Si mette anche l'Ice Crystal Seed sul Pop. Su, sì, sul Pop e su Misty. Io voglio buttare giù Deathmask, però Ares su June, però un round di ritardo, quindi che faccio? Vado su Deathmask dovrei andare sul Pop e rifunziona, perfetto. Pop probabilmente è morto di Reflect. Lui va di onda, attenzione. Un pazzo. Non gli posso mettere l'Ice Crystal, sì. No, ce l'ha già, che cazzo sto a dire. Bisogna... E surrenda, così. Ha capito che era bello e che è morto. Calcifier. Ciao. Buongiorno. Anche se è già l'una e mezzo, quasi. E buon anno. Anche a te. Da me... E dal piccolo Baby Yoda. Va bene, Diamond. Fatto. Ne farei giusto un'altra, eh? Perché è stata fast questa. Sinceramente però avessi anche Shura Awaken, insomma Shura Repair, non so dove lo potrei mettere, al posto di chi. No, no, non vedo nessuno sostituibile al momento. Non ci vedo nessuno sostituibile in questo team qui, mi sembra veramente la perfezione. E quel che ho io, eh. Aia, mi ha bannato June, stronzo. Stronzo. E allora si va con Ade. Che se potevo sparare un Icky qui, eh. Vediamo un po' se consuma. Allora, uno di energy l'ha consumati. Se tira l'eclipse, la tiro anch'io. Non fa eclipse. Questo è Awaken, scommetto. No. Ma me la
messa su Ada o anzi sì, su Ada. Bello il mio, ha subito anche marchiata, attenzione. Questo è il mio, eh. Umilissimo Ade. Con i gialli a 1, lol. Vediamo un po' Milo schiaffo che prende, mezza vita, not bad. Ora si guarda se lo riesco a battere. Se abbatte Milo si prova a buttare giù Ade, prova a buttare giù Ade. Una botta quindi la do però, eh. Ciao Luna, ci si vede. Si trigger, attenzione. E quindi chi muore? Poseidon. No, si salva. Appena sputo, cazzo. Duro sto Poseidon, eh. Duro forte. Duro forte quel Poseidon lì. E surrende anche lui. Si vola, gente. Che vi devo dire? Si sta volando. Mi fermo perché ci doveva essere Fratismar che voleva fare lo shrine. Devo consumare. Cazzo, devo anche fare Pick Ruin. No, 232 di stamina non si va a fare Pick Ruin, si fa prima Last Space. E poi dopo devo andare a finire di farmare la Friendship. E poi vediamo quando arriva. Quando arriva Fratismar. Finché il ban è cieco, sì. Da quando inizierà il ban meno cieco, non lo so. Infatti mi hanno già bannato June, però lui ce l'ho fatta ugualmente. Non aveva Mil Awaken, eh. Anche quello ha aiutato. Oh, però mettiamo 4 per... Comunque sì. Lato Galactic Duel sono in forma. Anche già da prima che finisse la season. Però da quando è ripartita viaggia davvero. Si viaggia bene. Almeno 2 le vinco. 2 su 3. Poi ottimo che con questa formazione, se non succede cambiamenti, riesco anche a vincere contro il primo la JPPLK, quindi sono tanti punti che posso prendere e c'è il rischio che arrivo alto questa season qui e mi becco la reward buona, quindi nel Saint Arena intendo. Ah, con gli occhialini. Ma non ti garba la... a parte che ti stava, mi sa, scadendo. È per quello che l'hai spammata così. Ma non ti garba, via, senza gli occhialini. Se attivo il per 2 non lo posso fare. In teoria credo che siamo già quasi pronti anche per piglio Mew tutto al 6 nell'Astral Space. Potrei smettere anche di andarci, mi sa. Comunque gente, time eccetera, quando riuscite, appena potete,
grande, dovete cercare di salire a Grandmaster qui nella Star Space, perché prendi veramente tanta reward rispetto a quelli di prima. Mi è scaduta e l'ho rifatta prima. Comunque mi piace anche senza, ma con gli occhialini è un'altra cosa. E allora hai avuto sfortuna, potevi pigliare anche un'altra emote. Ci sto provando, no, vabbè, chiaro. Dovrei aprire il tabellone italiano. Fammi vedere. No, ho sbagliato. Il tabellone italiano è questo. Tabellone italiano, me ne servono 83 di Star Jade. 83 Star Jade, io ce n'ho 176, no, allora no, ho detto una cazzata, posso far per ora con 83, ne posso portare 2 per ora. 2 per ora ne posso portare a livello 6, le Star Pulse ce n'ho per portarcene 8 di PG. No vabbè, 43 ne serve dall'1 al 6 di questi, quindi 43 per 4... 130 più o meno intorno, roba così, quindi ce l'ho per due personaggi, di portarli tutti al 6 questi qui. Il problema è sono questi, che ce l'ho solo per fare due lettere. Vediamo un po' che si trova qui. Arayashiki dopo Canon. Perché si continua a trovare Canon in quella lì rossa, che Canon ormai è giunto al pool? Non lo so. Allora, dovevo Epic Ruin. Penso che con il sblocca emoticon casuale e con il modifica emoticon puoi sbloccare solo le emote di tier 1. Ah, ok. E non lo so. Non lo so perché se non ne sblocco mai su quell'altri streamer. Il team è giusto, tutti al 10 di friendship, tranne Ikki che è all'8 quasi 9 e Arayashiki che è al 9 e mezzo. Formazione fast, perché in 4 attacchi è ammazzato, quindi più veloce di così a farmare non si può. Però ora voglio controllare quanto ho di friendship. Ho paura che a fare templi di Ade eccetera un po' me l'ha usata, e quindi può darsi che sono a 200 di friendship. Mentre Fratismar ci sarà, non ci sarà, chi lo sa. Ma sono un pollo, sono un cotto, devo cliccare a mano sul boss. Antbar, ciao, bentornato, ti saluta il piccolo. Dato c'ho anche un pop di Underworld, se ne arrivasse un altro fast... Potrei comprare l'ultimo pezzetto, cioè c'è da fare l'ultimo acquisto, un diamante di stamina, quindi. C'è
176. No, c'ho ancora un pochino. C'ho ancora un pochino. Icchi è vicino, al 9. Però intanto non mi basta. Ho bisogno di arrivare al 10 per poterlo risummonare. Mi mancano le shard. Oddio. Però, sì. Se becco un giusto 3-4 shard domani quando resetta, ce la faccio anche se fa il 9. Perché so a 109 shard per Icchi. Così si porta la skill base qui al 2. Così diventa 2-5-1-5. Però mi è venuto un dubbio. Se io sblocco per e metto tutto a 6 anche Poseidon, ho paura che nel Legion Boss mi si bughi un'altra volta. Nel senso che ora sono costretto a tenerlo senza Cosmi. Perché se no Daedalus dà il Cosmo Attack rubato a Poseidon invece che Icky. Non vorrei che se lo porto tutto al 6, Poseidon mi diventa quel pochino più forte che ne arriva al Cosmo Attack di nuovo. E quindi mi comprometto e potevo usare Poseidon dopo nel Legion Boss. Ok, quotato pure io. Quittato, forse voleva scrivere l'Ombia. Ben Wolfer, oh madonna, il raidone di Ben, mitico Ben. Ti saluto io e piccolo, Baby Yoda. È un po' che non passo dal canale. Spero vada tutto bene, a me tutto bene, tutto a posto. Ho visto che l'ultima volta
ho visto che finalmente, meritatamente direi, eri nel coso Good Morning Vietnam lì, oddio non mi ricordo neanche più come si chiamava, ce l'ho ancora nelle subscribe su YouTube. Comunque ci sei entrato dal mitico lì, sono contento. Grazie a chi mi ha seguito in raid. Sì, tutto bene. Oggi ti ho beccato su sto bel giochillo. In raid ci stava tutto. Ciao Grampa, bentornato. La crew, sì, Foot Street. Ecco, boh, non mi veniva più il nome ora. Sì. Tion Rhine o Tion Rhine. Ma sì. Grande personaggio. Grande personaggio. Anzi, visto che ora sei un VIP, Ben, dimmi che lo seguiva a bestia quando giocava a FIFA, era il top per me, ultra simpatico, eccetera. Penso te lo ricorderai anche te quando si parlava io e te. Il giochino è bello questo qui. È per Android. Com'è questo gioco ad alti livelli? Io l'ho iniziato mentre ero in vacanza. È bello. Alti livelli, non so altissimi livelli, perché per fare altissimi livelli, essendo un gacha, ci vorrebbe stiamo bassi, dai 1000 euro in su al mese, tu lo volessi fare alto livello, poi chiaramente a un certo punto ti cala quanto ti costerebbe pompare, perché a quel punto avrai tutti i personaggi pompati e quindi ci dovrei buttare meno. No, io per ora faccio un centino al mese, to. E comunque è giocabilissimo anche in free to play. Il bello è quello rispetto a tanti caccia, che c'hai tante funzioni, come magari avrei già visto, non lo so, autocombat eccetera, che su altri giochi, se ti ricordi, io facevo anche Bleach Online al tempi anche di FIFA, e lì dovevi pagare, dovevi essere VIP qualcosa per avere certe funzioni. Qui invece c'è tutto in pratica, e la cosa bella è che ci sono più formazioni per poter essere competitivi, nel senso, questa a parte che ora io so fare del PvE, farmavo la friendship qui, però per fare certe cose, cioè certe line up, certe formazioni hanno quella che la counter, capito? Quindi non è detto che te, cioè questi 5 personaggi, 6 personaggi in formazione sui top più potenti e quindi vinci tutto. No, ci sono altri personaggi che li counterano, quindi te puoi benissimo giocartela molto di più, ecco. Buongiorno grande gamer, anche te oggi sei arrivato, mitico. E poi sì, e poi il Cavaliere dello Zodiaco, il Cavaliere dello Zodiaco è bello, c'è un po' da fare, anch'io quando me li ricordo da quando ero piccino, e ci si gioca. Crymool, thank you for the follow, non so se sei italiano, sei arrivato da Ben, comunque grazie per il follow. E grazie Golbezolo, questo è italiano penso, grazie anche a te per il follow. Grazie Quantichetto, benvenuto anche a te. È troppo belli, sì, ora purtroppo vi saluto che oggi pappa grande in Calabria, a presto. Grande Ben, grazie. Devo ripassare a ritrovarti. Sono stato un po' un miccio nelle ultime settimane. L'ultimo mesetto, anzi, diciamo. E lo Quantichetto. Il mitico Ben. Lore, grazie per il follow, benvenuto. Poi ci sarebbe, non so se sei già partito, Ben. Spero di no. Iniziate a fare anche questi. Pegasus lo sta espandendo fino ai limiti massimi. Non l'hai spento insieme agli altri 5 sensi gemini. È quella la fonte di ogni forza per un cavaliere di Atena. Il cuore che rende nobili perché sa distinguere il bene e il male. Le forze oscure non potranno mai raggiungerlo. Allora è impedito arrivare al cuore.
Ok, Quantiketo, don't understand nothing. Sorry, Quantiketo. I will speak English. I will try to speak English. Are you master? Gold Saint master, then? Hai visto Ben? Sì, c'eri. Ciao Manu, spero ti sia garbata anche qui. Ce n'ho altri due o tre di comandi e poi avevo intenzione di farne altri. Io sto bene, gamer. Sono una forma strepitosa e quindi. E quindi si sta bene. Dall'ultimo messaggio mi pare di aver capito anche te, quindi avanti tutta. Manu, ciao. Dinuzzo, grazie per il follow. Benvenuto anche te sul canale. E, ti garba, gamer, il piccolo. Manu, controlla il Discord. Quantiketo, you still here? Non hai ancora visto cosa? Io ora l'ho visto. Ah, te ne sei accorto ora. Ok. Yes, you still here. Are you this guy? Gold Saint Master? Ed Warner da Ollie e Benji direttamente, direi. Benvenuto. Hello Hero, welcome back. No, ah, ok. Then, if you have some question about the game, just ask. I will try to reply to help you, if I can. Guildmate need help in Shrine Easy. New player. So we are chatting Discord. Dicembre è stato molto duro, Tommy, al lavoro. Mi dispiace. Duro perché ha lavorato come un disperato, presumo. Ora un po' di relax. Dai, gamer. Più che altro sarà anche freddino lì. Sono anche un appassionato di questo cartone. Posso sapere come si chiama? Si chiama Saint Seiya Awakening. Golbezzolo. Buongiorno, ma è Bluestack che mi sta sclerando o è peso arrabbiato sto gioco? Guarda, il gioco è questo, se, appunto, da Bluestack, così ti rispondo anche a Ed Warner. Io l'ho scaricato da Up to Down App Store. Vi faccio vedere così in caso foste interessati. E vai nel cerca, scusa, qui. Scrivi Saint Seiya. La versione è Awakening Asia, questa qui. Perché poi c'è la versione Saint Seiya Awakening Knights of the Zodiac, che sarebbe Cavaliere Zodiaco, insomma la solita che puoi scaricare dal Google Play Store. Ma io sono sulla versione asiatica, perché è un po' meglio, anche se la top è questa qui che è la cinese, però è tutto in cinese, quindi è ingiocabile finché uno non conosce il gioco. No, questo non è... non conosco Soldier Soul, ma questo è diverso. (Ride)
Vabbè, dai, gamer, avrai imbottata bestia. Quindi ti devi scaricare questa se vuoi giocare sul server con me, o se vuoi giocare su questa versione. Se no, vai con quella del Play Store, non c'è problema. E è un giochino incazzato, direi, sì, perché la versione comunque è questa qui, SSK, Sensei, Aknights, vabbè. SEA, Sud-Est Asia, Southeast Asia. È un giga 82 solo il giochino. E poi sì, dovresti cercare di metterlo. Dovresti cercare di metterlo magari in. Mi è arrivato l'invito, scusa. Dovresti cercare di metterli nei settaggi. Lievi gli high FPS, vedi un po', insomma. Ah, ok, mi sta invitando l'ombra. Quindi può essere, poi da può darsi che devi aumentare qui nelle opzioni di BlueStack. Non ve lo fa vedere, merda, devo fare un'altra cosa. Un attimo, Sì, dovresti riuscire a vederlo. Nelle opzioni qui, se ti può interessare, vabbè, qui dipende dalla tua risoluzione del monitor, quello è indifferente. E ora poi ti faccio del latte, in secondo che devo settare la formazione, se no si scoppia, anche se è easy. Io parlavo della Play nel mio... Ah, l'hai su PlayStation, scusa. Oggi e domani libero, però, grande gamer. Riposati, che te lo meriti, appunto. Chi metto? Lui, Icky l'ha già messo lui, si mette... Marin, giusto per sicurezza, perché qui se no siamo un po' troppo... Anzi... Tanto i danni li fa all'ombia. Metto i due healer. Io ho questi settaggi qui. In engine ho DirectX perché ho scheda video Nvidia. Utilizzare la modalità del motore grafico avanzato l'ho messo che qualche giorno. Non mi sembra che cambi niente rispetto a prima. Dicevano, avevo letto che per BlueStack, se hai scheda video AMD è meglio OpenGL. Però vabbè, e poi performance qui chiaramente dipende da che computer hai. Abilità frame elevati io non ho messo, tanto lo abiliti da dentro il gioco. E poi c'ho... io OnePlus 5, funziona. Non credo che... forse se metti Galaxy S10 va ancora più potente, non lo so, non so che dirti. Perché magari Galaxy S10 è nuovo, non hanno aggiunti, ce n'era solo 3 prima qui. Però questi sono settaggi, non è nulla di particolare. Ti conviene di più settare BlueStack in modo che usi più risorse. Ieri grande giornata, ho fatto Titan 10 senza S-Saint, Shrine Elite e Astra Space Norma. Attenzione, Grampa. Ora devi andare sull'expert, quindi via. L'armatura di Milo è spettacolare. Ma questo è anche Milo. No, questo no, perché è quello di Lombia. Il mio è Milo Repaired Cloth, che fa ancora più male. Però è uno di quelli rotti, questo PG, sì. Sembra tanto Summoner War a vederlo. Non lo so, io l'unico gacha giochino simile che ho fatto è stato l'ha curato per fortuna. L'unico giochino simile che ho fatto è stato Bleach Online. Quello però era un browser game, sempre un gacha, ma lì costava davvero una sassata giocarci, se volevi chiaramente essere in grado. Ah, merda, già, Icky ora sta attaccando il blu, quindi non fa danno sul rosso, oddio. Eh...
non si finisce mai qui, si può anche surrendare probabilmente, perché Icky sta attaccando, Divine Clot e Icky sta attaccando il target che è il blu, credo, e quindi non subirà mai danno perché è scudato e non prende danno da chi fa Cosmo Attack. Sembra... Ah, ok, me l'avete già scritto. Se volete la rifacciamo. Direi di sì, perché sennò qui si sta fino a domattina così. Che altro ha messo Poseidon, ok, allora vabbè. Più che altro, come dicevo prima anche a Ben, è molto free to play il gioco, ecco, nonostante che sia un gacha. Comunque, Palvide, benvenuto, Adriano, Alenino, Andratos, Andre, Botticells, Capellone 98, Crazy Tiago, Foot Universe, vi saluto tutti, se ce la faccio. Di Nuzzo, già anche fatto follow, quindi ringraziato. E di Side, Ed Warner, Fedes 95, Fernando Baldini, benvenuto. Flindum 92, benvenuto. Gideon Rowan, benvenuto. Golbezzolo, Grampa si è salutato, lui ormai abitué anche lui. Asterix con l'H, It's Voodoo, welcome. JJ Beck, benvenuto anche te. John Foot Universe, John Foot Universe, no, cambiato, John Foot Universe era quello di Foot Italia, non mi sbaglio, è cambiato nome in Foot Universe. La Striscia Bianca, benvenuto. Lo Sghe, Lore 97, Lupin, Marky Telling, Muscle, Manek, Mister Na, MPG Calcifer, anche lui è abituale. Mr. Naki Thompson, Naso 96, Nagz Gulzena, Nick 993, Noxius, abbiamo vinto se pezzo, non mi rinvengo neanche, non guardavo nemmeno. Ah, ok, si è fatto, va bene. Quantichito, again welcome. Rhino, benvenuto. Sergigio, benvenuto. Sevneto o Sevnato, benvenuto. Sganner, televisione cameretta, benvenuto o benvenuta. Tovox, benvenuto. Valek Crow, benvenuto o Crow. Yurika Canossi, benvenuto anche a te. E mitico Zlatan 86, benvenuto. E ci sono fino alle 3, eh? Anzi un po' prima delle 3, perché poi si va a vedere Zlatan vero, appunto, perché anch'io sì, sto per il Milan. Qui però siamo in normal, può darsi che serve un team un po' diverso.
sabbia, che cavolo fai? Ah, ok, comunque, se avete domande sul gioco, chiedete pure, eh. Magari passato, se si riesce a vincere anche questo fight, vi posso far vedere un attimo le varie funzioni del gioco, in caso che Ben non ve l'abbia mai streamato. Comunque chiaramente un giochino così relax rispetto a un FIFA. Anche se richiede il suo tempo, eh. Non è che sia proprio... No, perché non ha capito una sega, non ha letto. Non ha letto che doveva portare l'healer lei. Kikin è già morto, ce l'aveva fatta dall'energy, mi sa io. Tommy, torno tra poco, devo fare la lavatrice. Vai gamer. Riperditi. Io ho appena iniziato i primi scontri in quello del Play Store, però va bene, Global, la versione Global si chiamerebbe. Qui i joystick si risparmiano. Non l'ho capita, però. Cioè, ho capito che intendi per joystick, ma non ho capito il senso. Su Global ho annunciato oggi Pandora che finirà nel pool degli S fin da subito, boia. Queen ancora. Impazziti su Global. Comunque, allora, Golbezzolo. E per chiunque poi sarà in caso interessato al gioco, io ti linko una bella tabella, siccome siete tutti sicuramente persone che si informano eccetera, se no non seguireste Ben e quindi non ci sarà sicuramente problemi a DD che non ci date nemmeno un occhio. Io vi passo queste cose qui. Ciao Mr. Yagamoth, io vi passo questa tabella. Questa è secondo me la tabella più completa per imparare robe sul gioco. Poi si può migliorare, però insomma è già validissima. Sono impazzito con i pool e ho fatto a Shard Athena alla fine. Oh, era l'ora, gazzo. No, non è la tier list, ma hai risparmiato 40 minuti di ricerche. Non è la tier list, ma è semplicemente una tabella che ti spiega tutto e ci sono varie tab che ti spiegano ancora più cose. Poi c'è una tabella che, questa però è per il server cinese, però in italiano, cioè in inglese la tabella, chiaramente, però c'ha già tutti i personaggi che sono sulla Cina, che è quello più avanti di tutti, la versione più avanti di tutti. Stavi spiegando che questo era un gioco più chill di FIFA. Sì, è più chill di FIFA, voglio dire. E poi c'ho la terza tabella, che ve la linko un secondo. Comunque qui c'è un problema tecnico, non indifferente. Mi sa che non si passa in normal, perché si gioca in 4 e lei non porta l'healer e quindi non si va da nessuna parte. Allora, l'ultimo link è questo qui. Secondo, te lo linko. Uh,
dovrebbe essere se questo. Capisco come mai non l'avevo lì a disposizione. Tommy, che ne pensi di domani? Brutta sta patch, mi sa. E allora, questa è la terza tabella, appunto. Qui questa ti serve per... Ma anche lui non sta leggendo la chat, e allora me la faccio capire. Ah, non posso portare un altro Milo. Vabbè. Niente, so già con due persone che non mi leggano la chat di Discord. E quindi non si perderà pure questa. Domani il reset patch, fanno anche piccole patch. No, che banali, sono un Gilda con me. Si sta aiutando Tisifone qui a passare questo qui per prendere qualche reward in più. Comunque, quelle lì sono le tre tabelle che può cercare. Poi per il resto ci so io. C'è Yagmoth, altro streamer di Saint Seiya italiano, super forte. Anzi, più forte che di me, diciamo subito, chiara e tonda. Per il resto che non riesci a vedere dalle tabelle, lo puoi chiedere. Tisifone, sì. Tisifone è proprio anche il nome del personaggio, cioè del personaggio, dell'account. Però ti ho detto, sono sicuro al 100% che, visto che andate sul canale di Ben, su Foot Street, eccetera, siete gente che si vuole informare e garba fa le cose fatte bene, quindi sono sicuro che vi basta quelle informazioni già lì. Poi per quel che non capite o che vuoi più consigli, siamo qui. Domani io non ne ho neanche visto, ma mi sembra che mettano Evil Saga e Ikki, come avevo ipotizzato, non rimettano Mew, perché così ti fanno spendere ancora più Advanced Gem, così poi quando la prossima settimana uscirà Mew, e magari anche Fortune Cut, e bombi giù soldi. No, secondo me non la fanno la Cut, secondo me la fanno per Mew. Potrebbe anche essere che ti fanno la cut, così bruci tutto ora per riprendere più copie, e poi per Mews senza nulla o si ricarichi di più. Sulla cut non sono sicuro. Ecco, però che non usciva Mew poteva anche starci. Comunque non so se hai visto le foto che ti ho mandato stamani in quarta alle 7. Per avvisarti subito, appena mi sono svegliato, prima cosa... è stato informati, comunque. Ma come, su Discord, cazzo, l'ultima volta ci si era scritti da Discord. Dove te lo mandate? Via posta, apri la cassetta delle lettere. Dovete fare storie come in Global per avere il cat fisso. Golbezzolo, hai giocato Discord, quindi Golbezzolo, ti informo subito. Tanto ti metto nel rank Saint Seiya, e poi se vai nel canale testuale Saint Seiya e premi i messaggi pinnati, se ti trovassi, eh. Ah, magari se sei fra gli online, appunto, non ti trovavo, no, quelli offline. Nei messaggi pinnati, insomma, quelli importanti, ci vedi anche queste tabelle che ti avevo messo, ci sono alcuni video, eccetera. Ti posso dare un'anticipazione per il Legion Boss. 20 shard, qualcosa, non le ho, ne ho 7. E vabbè, allora ti posso dare una piccola anticipazione. Forse stavolta ci si fa, anche se manca 4 round. No, non ci si fa più perché Miron è stunnato, e quindi questa i danni non si ribecca. E ti do un'anticipazione: formazione per il Legion Boss che forse avrai. La formazione, intendo, Legion Boss c'è per forza. Se non hai fatto ancora, entra in una legione, insomma in una gilda, perché facendo le Legion Commission, facendo Legion Boss, prendi tante reward e ci sei fatta, attenzione.
ci si è fatta malmente un parto, un mini parto, perché non ero supportato dal resto del team e non mi stava ascoltando, quindi si sta andando di merda. Stai ancora facendo il tutorial? Ah, va bene, ok, perfetto. Allora, la prima cosa che dovrai fare appena inizi, appena fai il livello 12, perché dovrebbe essere da livello 12, entra in una legione. Ora magari ti faccio un mini riassunto, così anche per qualcun altro. Va bene, qui stanno dormendo. Stavano combattendo, non dormendo, però vi faccio tutta la cosa e poi così. Allora, prima cosa, ti darà un nome di merda, probabilmente. Vieni qui sull'avatar, change name, la prima volta non ti costa niente. Poi, per cambiare il bordino devi cliccare proprio su change frame, perché se clicchi qui ti fa cambiare il disegnino, ok? Poi, la cosa più importante dal livello 12 in poi è entrare in una legion. Ora io non te la posso far vedere perché ci sono appena uscito, perché devo cambiare legione. Te la potrei far vedere dallo streaming, però... aspetta, vediamo un attimo. Ah, questo è il tabellone cinese, quello che ti dicevo. A sto punto te lo spiego al volo, guarda. Scorpio Milo, single target, anche se è un cavaliere d'oro, vedi, è giallo. Grado S, e come overall viene dato in A+, in Cina, non nel tuo. Nel tuo è questo, Current Global COTS Roster. Devi guardare di qua, ok? Vediamo un po'. Scorpio Milo è dato A+, lo stesso. Current, no, scusami, Long Term Potential A+. Current Overall Rating S. In PvE S, in PvP S. Lineup Flexibility AIG. Qui sono i contro. Se ritorno a Miro te lo leggo, magari. I contro sono molto fragile. Tu chance intende che è un po' troppo random la possibilità di danno. Quanto danno ti fa? Ecco, una volta ti può fa tanto, una volta poco. Poi magari ti spiego perché. Il pro invece, grande DPS inizialmente, ti farà ti aiuterà a fare i 10 piani di tutti e tre i dungeon. Molto buono per Athena Trial, che non sai cos'è, chiaramente, presumo. È un vale l'investimento perché è un personaggio a lungo termine, specialmente poi quando gli fai l'Awakened Cloth, diventerà molto potente. La skill minima per poter essere usato 1-1-1-1, cioè la skill 1 a livello 1, la skill 2 a livello 1, la skill 3 a livello 1, la skill 4 a livello 1. Poi la skill 4 è una passiva e la skill 3 pure, però sempre una skill. Skill ottimali per essere giocato 1-5-1-5, anche se non fare questo 5. Ecco, qui subentra le domande e l'esperienza. Non fare la seconda skill al 5, perché quando poi nel global, e non sarà così lontano, uscirà l'aggiornamento che vi fa riparare le armature dei cavalieri d'oro, il primo cavaliere d'oro, i primi due saranno Milo e Camus Aquario, e a quel punto cambierà, diventerà 1-1-5-5, ok? Oppure 5-1-5-5. Anche se va detto una cosa, puoi resettare le skill, quindi volendo puoi fare 1-5-1-5 e poi le resetterai. Ti dice che si lo counter a chi? June, che è quella che mette quelle liane verdi che hai visto, perché splitta il danno, lui essendo uno che fa danno single target praticamente non fai quasi niente. Come ti dicevo, ogni personaggio c'ha chi lo countera. Vulcan Chain è il cosmo leggendario. Dei Yagmoth potrai battermi in quanto a skill, ma non potrai mai battere le mie bestemmie in toscano. No, ma lui penso che mi può battere le bestemmie in roba tipo
di quel suo posto, insomma, che credo sia un posto di quelli che anche loro ci danno. Si accoppia bene con Luna, insomma, questa è la spiegazione della tabella, lascia stare, dai. La puoi vedere, la capisci anche da te. Ti volevo far vedere un attimo la Gilda, se riesco a vedere, a chiappare un pezzo stamattina dove inquadro la Gilda. Perché ti ho detto, sono uscito perché proprio oggi si doveva fare, è l'inizio di un transfer di Gilda, e quindi perché si era rimasti in tantissimi, e quindi ci si aggregherà nella Gilda dei Gold Saint, come eccola qua. Allora, la cosa più importante, come ti dicevo, Golbezzolo a livello 12 lo può, almeno sulla mia versione, ma penso anche la tua, puoi entrare in una legione, Gilda, chiamala come vuoi. Entra, la cosa più importante è fare Legion Commission ogni volta, perché ti dà una marea di ricompense buone. Non dare per scontato che le prime refail su Global seguano il modello del SEA. Oddio, hai ragione anche te. Nei champ hanno cambiato l'ordine, capace lo facciano pure con le refail. Potrebbe essere, ragione. Poi la cosa altra importante è Legion Boss e Legion Dungeon, così come Legion Aid, che ti darà le shard di cavalieri, perché qui oltre che a doverli trovarli puoi anche summonare a suon di shard. Per esempio fa un Milo, te lo puoi anche, puoi richiedere le shard di Milo, quando arrivi a 120 shard te lo crei, ok? Quindi questa è una cosa importante, la Legion da fa subito appena c'entri. Poi, sempre per le Legion Commission, ti consiglio di lucchettare tutti i tuoi cavalieri. Almeno una copia, perché io qui c'ho tanti Andromeda, no? Almeno uno, vieni qui, fai lock, in maniera che te poi, se distruggi le altre copie per qualche motivo, perché gli aumenti le skill eccetera, uno ti rimane. E perché ti dico di fare il lock almeno su un personaggio, anche se non userai mai? Perché per le Legion Commission devi avere almeno una copia, se no magari certe missioni non ti appariranno, ok? Dimmi qualcosa, perché se no dammi almeno un ok, perché se no mi sembra di parlare come uno scemo da solo. Non so se ci sei ancora, penso di sì, però insomma. E questo invece è quello che ti dicevo prima, vedi, questo è Divine Cloth Phoenix Icky. A me mi mancano 11 shard e me lo posso fare un'altra copia. E perché è importante farsi un'altra copia? Perché le skill le alzi con le copie o con quei librini che hai visto. Per alzare lui, la prima skill che andrebbe alzata almeno a livello 4, consigliabile, o usi un libro, però i libri sono difficili da ottenere, oppure usi una copia sua. Chiaramente quando hai già una skill come questa al 2, il dopo per portarla al 3 te ne chiede due di libri o due copie, capito? Oppure una copia e un libro. E guardando, ovviamente, sì, chiaro. Quindi questo è questa spiegazione qui. Poi Lombia non ti fa cambiare nick, perché forse non hai 100 diamanti, direi. E poi, allora, quando sei dentro la legione, ti dicevo, Legion Boss ha una formazione differente. Ora che ci andrò su Globo, secondo te vale la pena o come Healer c'è di meglio? Situazioni, vale la pena se c'hai free steam, se c'hai chi ti stunna, vale la pena, perché si trigger e ti cura tanto, però è un healer single target. Vale la pena Jemien? Vale la pena Raimi? Vale la pena che tu porti almeno Marine su? Alla fine valgano tutti, perché Marine penso magari è la più, contro team che ti possono stunnare eccetera, magari è la meglio, perché se Pandora non triggera, Marine ti cura lo stesso tutti AOE,
Pandora ti triggera, ma magari ne cura uno solo. Quindi dipende dalle situazioni. Hai già Marine, Katia e Jemian. Non so, io me le... Prendila, prendila, perché è sempre utile. Se hai abbastanza gemme, eccetera, vai, lo sai. Sempre avere uno in più che uno in meno. Sempre, sempre ben averli, i cavalieri. Poi anche se non lo usi, però, insomma, lo userai. In Athena Trial ti aiuterà tantissimo quando c'è tutti i debuff dell'Athena Trial qui. Quindi... faccio per dirti, qui c'è Tisifone, Ishi, Yoga, questa è tutta gente, per non parlare poi di Sorrento, questa è tutta gente che ti lascia un debuff, quindi qui Pandora si dovrebbe trigger parecchio, specialmente poi se gli alzi le skill. Poi, Golbezzolo, non usare questi, allora, questi qui blu, questi sono per alzare le skill, questi sono per alzare le stelline. Non usare questi su cavalieri d'oro. Questi qui li devi solo asserbare per cavalieri che non trovi. O meglio, c'è una cosa... ci sono i banner. Questo è un banner ora. È Athena. E questo qui dura fino a domani. Ok? Stanotte alle 11, che sarebbe le ore 5 di mattina del server qui indonesiano, sparisce. E verrà fuori Evil Saga e Divine Clot e Ikki. Ok? Quindi te Athena non la potrai più trovare. Quindi di questi cavalieri che non potrai più trovare finché non li rivedi nel banner, vale la pena usare i libri blu. Per gli altri, come può essere un Milo, Scorpio insomma, non ce li usare i libri. Perché sparando per trovare magari Athena, trovi due Milo, capito? Quindi usa le copie qui per i Milo, non nei libri, ok? Poi che ti posso dire importante, le lineup. La lineup per il Legion Boss iniziale, se tu ce l'hai già, questi personaggi. Questa è una delle migliori, penso, arrivate a questo punto del gioco. Però se te ce l'hai già, una delle migliori lineup per te iniziali dovrebbe essere questa. Ok, ci metto Liler, che è Marine, Castalia, perché probabilmente inizialmente sul boss ti servirà a curarti. Poi ci sarebbero a livello 40, sblocchi 40 del personaggio, 4 stelle, sblocchi cosmi leggendari, che sarebbero questi qui centrali. E a Yuzuriya e a Seiya gli dovresti dare questo che si chiama Rock, perché vedi, quando attacchi hai il 50% di possibilità di generare un'energia extra. E su loro due ci vorrebbe quello, perché così hai tanta energy da far sparare a pesci. Però magari pesci te non ce l'hai, quindi al posto di pesci, se lo troverai, visto che inizi ora, potresti andare con lui che si chiama Scilla. Ok? Quindi questa è la lineup più buona per iniziare a fare danni al Legion Boss, proprio all'inizio. Ma ancora sto facendo il tutorial, lo fa impazzire così. No, non lo faccio impazzire. Ne dico già un bel po' di cose in maniera da partire a modo. Poi, vabbè, domani lavoro, se ne riparla venerdì sera o sabato. Però tanto sei nel Discord, quindi puoi fare domande nel Discord, c'hai mille in caso streaming da poter riguardare sul mio canale. E comunque sia, appena poi ci arrivi ti rendi magari un po' più conto. Ora capisco che ti sto a dire un po' troppe cose, però di sicuro qualcosa ti rimane. Ho stampato. No, ho stampato, sì, stampato penso. Eccolo, il mitico Timothy. Quindi non si salva. Comunque quella era una lineup buona per il PvE, per il Legion Boss. Poi, che ti volevo dire? Non lo ricordo.
stampato, sì, disessiato a velocità. Dormito troppo oggi. E io invece ti volevo far bene una cosa. Se ancora ci sono, sì. Rank 1 in Saint Arena, non so come, ma ce la faceva a battere JPLLNK qui, se riesco, se vado in manuale. Contro questo team, chiaramente, però ce la faccio. E poi ho fatto il Diamond in Galactic Duel. Beh, subito a battere non è valido, non ho la formazione da difesa io, eh. C'è la formazione un po' più in marcia. E vabbè, in Galactic 2 ho fatto Diamond 5, 2 stelline. Sta andando veramente bene la situazione. E poi c'è lui. E poi c'è lui che stamani è diventato così. 1-1-1-1-3-5 Awakened. E quindi fuoco. Io a Diamond 2 ieri ho iniziato a trovare quelli del Jamir. Ah, e ho guardato un video ieri sera. Oh, Arweza ha battuto Ongpet, eh? Con Gold Yoga, Yoga normale e Black Swan e Camus Repaired. Però insomma, ha avuto culo per poco, ma ce l'ha fatta. In Galactic Duel, eh? Quindi sì, facciamo il librino. E poi nulla, dopo in questa interfaccia qui, daily, farai un bel po' di cose, golbezzolo. Man mano che sali di livello sblocchi ste cose. E queste cose. Inizialmente ti consiglio di fare epic... Ah, inizialmente, come si parte? Tanto partirai con Seiya, questo qui, no? Partirai con lui. Ora lasciate che questo è già 3 stelle. Ho subito beccato uno che non ti dovevo far vedere. Metta, non ce n'ho altri di Seiya. Come mai? Vediamo un po' se trovo un altro che ci parte all'inizio. No, mi sa che li ho consumati tutti. L'ho consumato di tutti. Vabbè, comunque metti che questo è Seiya, no? Gli dai i livelli fino al 20 e poi puoi fare la terza stella facendo il rebirth. Quindi inizialmente ti devi fare Epic Ruin qua dentro. Cercare di salire il più possibile di piani, perché più alto è il piano più ricompensa ti dà. Mi raccomando, fateli in party hosting una volta che l'hai pulito in solo, perché una volta che te pulisci in solo vai a fare in party, ti dà, vedi, party reward depends on each player's highest floor bonus reward 20%, quindi se faccio per dire, te arrivi al piano 4, non riesci a fare il 5, invece di rifare le infinite volte il piano 4 in solo, vai in party hosting, perché così prenderai la ricompensa del floor 4, perché il tuo massimo è il quarto, in più una piccola esperienza bonus. Quindi inizialmente vai di Epic Ruin e Dimension. Dimension invece, come vedi qui, sono i materiali per fare il settimo senso, che è la prima cosa che devi sbloccare su un cavaliere. Dopo che per livellare, te l'ho detto, a livello 20 vai a fare il rebirth, ti chiede due cavalieri, due stelle, cioè due random. Ti consiglio di metterci i C inizialmente, non i B, perché ne avrai magari un po' di più. E fai la terza stella, poi rilivelli a livello 40 e a livello 60. 4 stelle 60, puoi fare rebirth per la quinta stella, ok? A 4 stelle, sì, fino al 60, dopo poi arriva una volta che hai fatto la quarta stella. E, come dicevo, il settimo senso è importante, perché ti sblocca una skill, oltre che darti dei bonus, vedi qui ti dà HP.
poi Nidola 1 su 1000 non si può vedere, Tommy. Mettici un libro, dai. Comunque ora ho 7 libri. Ma che faccio? Pullo Icchi e Vizzaga, c'è Fortuna, aspetto Mew. Io sinceramente vorrei aspettare Mew, sia per i libri che per i pull. E perché Needle all'1 non si può vedere? Mi dà il 5%, mi dà il 5%. A me mi sembra molto meglio metterlo qui, allora, che ti dà dal 15 salgo al 31. Ok, che sono tre libri portarlo al 4, però dal 15% vado al 31% della vita massima il danno che gli fa il bleed. Sembra meglio portare prima al 5 questa qui, sinceramente, che dà un 5% a volta in più qui. Poi mi sbaglierò. Nonno, ieri ho beccato uno con Ade, con più di 43.000 di vita. Ah sì, vabbè, gliel'avevo già detto. Gliel'avevo detto a voce. Io direi una cosa, vediamo domani. Io aspetto domani, se appare nel Codex Mew... Vuol dire che il prossimo martedì, cioè non domani, ma il prossimo, esce. E quindi decido. Però fino a domani aspetto. Colombia. Cioè avevo tipo 4 sub con... Ah, stai parlando sempre di lui. Vabbè, 8.000 più 3 ADE, sei una cacata. Eccolo. Non se hai anche più di 43.000 di HP. Io a sto punto, a sto tipo 8.700, se lo cosmo... Ah no, io sto a tipo 8700 se lo cosmo. E tipo 260 di speed. Boh, secondo me i conti non tornano mai. Con Rosary senza o da nessuna parte. Boh, non sono più buono a leggere io. Con i Rosary senza o da nessuna parte arrivare a più di 40.000 non esiste. No, c'è un problema tecnico qui. Non so, io so fa ancora a leggere. Anche come è il tuo Milo, mena bene? Il mio Milo? Ci ho fatto 3-4 partite, mi sembra che il suo lo faccia. Ormai comincio a risparmiare libri pure io oggi. Ho portato Ice al 3 di Poseidon per Mew. Al 3 Poseidon per Mew, ok, vabbè. E qui, io oggi ho portato Ice al 3 Poseidon. Però dovevi mettere, ormai comincio a risparmiare libri per Mew. Pure io oggi ho portato, ok, vabbè. Boh, ho visto Mew Awakening senza skill, scoppiare gente. HP me lo corregge o... Ah, era HP, quindi invece... Con Rosary senza HP da nessuna parte arrivare a più di 40.000 non esiste. Ah, ok, vabbè. E... sono le 2:30. Manca un quarto d'ora e io stacco la live perché si va a vedere Zlatan, gente. La news, nulla, la news, la bomba news è che lui è awakenato, insomma, riparato. Ho summonato anche lui. È chiaro che giocherà Zlatan, ho summonato anche lui, ho fatto la friendship al 5 stamattina. Ah, ecco, altra cosa importantissima, Golbezzolo, che ti sto per dire. Fatto friendship al 5, summonato, ho portato la skill al 2 e via. Altra cosa importantissima, ogni giorno te ti sveglierai e avrai la stamina qui ricaricata. Dovresti cercare di non andare mai oltre il tuo limite, perché la perdi e ne salvi solo una parte qua dentro nel training ground, in questo forziere. Però per esempio, se io genero 10 di stamina, 6 me li salva, mettiamo che sia al 60%, 4 li perdo, ok? Anzi, 100 di stamina generati, ne salva 6 e 4 li perderei. La matematica è un'opinione per me. Quindi, siccome te l'avrei basso e non te ne salverà 170, ma te ne salverà meno, ti consiglio di riuscire a loggare sempre un pochino per cercare di tenerla sotto il limite che iniziale è 150, se non mi ricordo male. Che ti volevo dire? Ogni giorno ti avrai 130-140 di stamina quando ti svegli, loghi, cioè entri qui, vai in Epic Ruin e farmi l'esperienza combattendo. Ogni fight ti leva 6 di stamina, come vedi, o Dimension se ti serve per il settimo senso in materiali.
quando è finito la stamina, farmi la friendship. Perché? Perché ogni livello di friendship ti dà 9 shard nel personaggio in questione. Chiaramente lo devi avere, se no non la puoi farmare la friendship. Però la cosa importante sarebbe riuscire ad avere 5 personaggi al livello 10 di friendship. Io per ora ce ne ho 4. E uno solo anche a 1. Perché? Perché nei 200 di friendship giornaliera che farmi, che non ti costano stamina, ripeto, perché ora te a 0 di stamina, a 2 di stamina, insomma sotto i 6, vai in Epic Ruin e lasci andare, lasci che combattano. Fai hosting, si chiama. Qui parti hosting, crei una stanza, levi la visibilità a tutto, cioè la vedi solo te, non ti entra nessuno. Fai start battle. Questo sarebbe da fare ogni giorno. Fai hosting. Vedi, ti dice, lo puoi fare 20 volte. Dopo 20 volte ti si stoppa, lì devi ricliccare. Però insomma, per 20 volte ti fai questa cosa. Con la formazione che desideri te avere al 10. A questo punto io ho questa. Perché? Perché ho Divine Clot 6 al 10. Icky all'8, quasi al 9. Kiki al 10, Poseidon al 10, Arayashiki 9 e mezzo, Marin al 10, in maniera che 200 punti giornalieri ora mi si splittano solo su lui e su lui. Quindi prima avrai al 10 5 Saint, prima la friendship andrà tutta su una persona sola, e quindi fare molto prima alzarla e quindi aprirle alle shard, ok? Poi lasci in auto, qui il bottone auto, che combattono, fa da solo e via. Poi, chi ti consiglio di metterci inizialmente lì dentro? Ti consiglio di metterci, poi vedi qui finisce, ora ho preso reward perché avevo un po' di stamina, se no ti darebbe dei cuorini, vedi un cuore fatto. C'è proprio un cuore tipo la stamina che si chiama friendship. E che te lo trovi anche nel mall. Lo vedi qua. Hertz. Vedi friendship. Io ce n'ho 2362. Che tra l'altro ti può tornare utile per comprare queste cose qui. Ti volevo dire però io di farmare con chi? Vai su campaign. Vai su Saint Quest Shard e qui puoi fare le interazioni. Vieni qui dentro e per 6 di stamina, ora 5 volte inizialmente per 3, poi rispondi a delle domande che ti fa Marine, o indovina chi è il cavaliere oscurato, faccio per dirti, lo vedi scuro e te devi indovinare chi è dalla sagoma, e ti dà friendship. Quindi ti direi usa Kiki, Marin, June quando ce l'hai, questi qui, perché sono quelli che fai più velocemente a portare al 10, perché te che puoi fare? Li metti nella formazione, così consumi 200 di friendship giornaliera, in più poi vieni a cliccare qui e quindi è altra friendship, ok? Non so se mi sono spiegato, però tanto è tutta roba che poi mi potrei richiedere, però se io cerco di dirtene nel meglio possibile, più possibile per le cose più importanti, perché ci vuole dei mesi, eh? Io ci avrò messo un mese e mezzo come minimo a portare 4 personaggi a 10 di friendship. Quindi, ripeto, dopo ti serve la friendship, perché a un certo punto uscirà una cosa chiamata ottavo senso e ci sarà una di queste lettere che ti chiede la friendship al 2, al 3 su quel personaggio per poterla potenziare, e quindi è importante per quello, ma è importante poi soprattutto appunto perché ti dicevo ti crei le shard. Io per esempio ho la friendship quasi al 9 su di lui, una volta che faccio 9 me ne dà 9 di shard, quindi vado a 118. Faccio la friendship al 10, andrei oltre 120, quindi lo posso creare, capito? Una copia. Quindi questo è quanto, io penso di averti detto le cose basilari più importanti.
Sì, Zlatan è un lui. Ma quindi adesso che sono uscito mi dà le reward del Legion Boss? Non lo so, Lombia. Ma prima o poi bisognava uscirci. Un giorno la devi perdere per forza la reward. Ma sai che ho scoperto che basta fare le ruin in 3PG, esempio? Non so come mettere solo 3PG, ma su internet dicevano che si poteva in qualche modo. Così bastano 2PG al 10 di friendship. Io ho dei seri dubbi che tu possa fare le ruin in 3PG. Se non hai nessun altro in squadra, intendo. Se io vado a farla in gruppo con te, è chiaro che ne metti 3. Però non so lì se si splitta la friendship, si splitta fra il mio account e il tuo account, o c'ho 200 di friendship tutta per me e te 200 di friendship tutta per te. Io penso si splitti. Devi mettere Saint Chic e poi splitti, o usi come cibo per i libri per avere la formazione a 3. Voot? Forse cambiarla e non aggiungere PG, perché se fa come in Galactic Duels, che se ti bannano uno e non lo cambi vai in 5. Esatto, una roba del genere, o tipo mettere dentro un Saint e splittarlo, così ti rimane 5 posti. Così farmi easy. Questo se ne dà di più se metti 2 già al massimo e metti il terzo, no? Sì, grazie al cazzo, è il solito procedimento, solo che invece che di 5 ce n'hai, eh. Però io non ho splitto, Arayashi. Ma che minchia li stai a spiegare le robe del livello 40 a livello tutorial? Vai piano. No, ma lui ne sa, perché lui gioca a FIFA e segue gente che fa trading su FIFA, quindi sono cazzate quelle che ne sto dicendo, parole povere. Quindi le capisce garantito. Poi male che vada, viene a rivedere l'episodio, no? Cioè l'episodio, viene a rivedere la live, riguarda il video, riguarda quando mi rispiego, ecco bello è fatto. Ma che minchia li stai a spiegare le robe del livello... Ah no, lo sai che Tommy si fa prendere? Sì, mi schiude la vena. Vado a fare morta, va là, sperando di non trovare Jamir Cheater. Gente, allora, manca 20 alle 3. Cazzo posso fa per passare questo Athena Trial, to? O Seal Tower. Seal Tower per qualche libro... Sì, il tavolo è per cacchio lì. No, Athena Trial, dai. Mi sa che butta male. Ho letto che Ibra sta in panchina. No. È possibile. Impossibile. Già fatta fino al 20. Ma no, guarda, ma ti dà 20 diamanti e 100.000 di exp. E 160.000 di gold. L'ho presi stamani, freschi. L'ho usati ora all'inizio dello stream. Secondo me non conviene. Non ha senso andare a fare 30 minuti di autofight, 20 minuti di autofight, li clicca sulle caselline. Non fosse forse per quelle 3-4 advance gem che ci guadagni, perché se non vale la pena per davvero. Mi sono sbloccato anche qua. Ah, ok. Ma io non lo so, perché avevo finito i try ieri sera, quindi non so se posso andare un goccino più su. Tommy, tu cosa ne pensi? Pullo I che magari esce anche qualche vizzago. Aspetto un'altra settimana per mio. Se solo ci fossero video in lingue normali per capire skill e forza. Poi ovviamente se non c'è Fortune non penso neanche di pullare. Io non pullo. Vorrei mettere sul banner di mio e fare più giri a Fortune. Sì, secondo me. Che cazzo è ora? Io e te abbiamo delle lineup completamente diverse qua. Vabbè, magari sull'altra siamo uguali, non so. Non so che dite. Oh, incredibile, ha funzionato il taunt. Oh Gesù.
Oh Jesus. Io la Silt Tower l'ho fatta a metà perché non avevo voglia di finire. Sì, ma guarda, l'altra volta l'ho finita la domenica, l'altra settimana. E poi a questo punto ci sarebbe anche Atena ora, che sono già 100 full, però meglio Icky. No, ma Atena non l'avevi trovata? Ti mancava Icky. Qua dentro Shun non cura, eh sì lo so, l'ho visto, perché attaccano tutti dopo, infatti l'ho levato. Penso calcoli come se già fosse dopo turno 2, non cura niente. Ah no, ma anche perché non... Anche perché loro attaccano tutti dopo di te, e quindi... Che cura. Bene, bene, sono contento, ha attaccato Jackie dell'Orsa. Così quello che mi stunnava è fuori dalle balle. Comunque io ti ho detto, io aspetto domani sinceramente, io aspetterò domani e vedo se appare nel codex Mew o meno. Qualche pull ci sarebbe, però alla fine mi serve talmente tante copie di Evil Saga, talmente tante copie di Icky mi servirebbe. Oddio, Icky forse per portare a livello 2 la base lo potrei anche sperare di trovare, però le gemme me la servo per il Fortune Cut. Se le trovo a son di pull da 3, bene, se no direi di no. Vabbè, mi dice i primi due turni punto Shun, non dice i primi due turni quando ti attaccano prima? No, no, io dico i primi due turni, perché se non faccio Icky posso anche fare il Seed su Poseidone, il Fantasmini di Ade al 3 e mi avanzerebbero pure 3-4 libri. Ma Ade ci vuoi puntare così tanto? Secondo te vale la pena? Ok che hai visto... quello là? Hai visto quello là che ti ha fatto il culo? Però cazzo, quello è del Jamir. Io dovrei fare Nick Cosmi. Si potrebbe anche, avessi il Refine Stone eccetera, si potrebbe fare il test. Allora, i Fantasmini al 3 ti danno una mano incredibile, questo te lo posso garantire, perché oggi se ti guardi, ho fatto due partite ora. Una mi ha bannato June e ci ho messo Ade. E aiuta il Fantasmini al 3 perché sono 100%. Io ho refinato Shun, cioè Underworld Shun e Ade tipo al massimo refinabile da me. Bello così, 2-2-3. Questa è tanta roba al 3, perché 100% di avere la Soul. Però io c'ho il Cosmi March su di lui. Hai anche Evil con lo Staunch. Come mai ora ti viene in mente lo Staunch? Il Tuorned non ce l'hai già su... Ah no, invece che... Tuorned invece che... Daffodil. Sempre per il tipo del Jamir. Ah, perché il tipo del Jamir c'aveva... C'aveva Tuorned, Snake e Staunch. E per un futuro insieme a Radamantis. Non so. Praticamente mi vuoi far cambiare tutto quel che avevo fatto fino ad ora. Che mai fatto fa.
Guarda bello Milo, guarda bello Milo. Non mi ha messo manco un bleed, porca zoccola. Però non ho uno staunch decente in 30 che ho. E io invece no. Gli staunch ce l'avrei. Non troppi con life steal. Nel senso c'ha una statistica sola di life steal, non doppio life steal. Però ci avrei degli staunch con doppio pick crit. E più che 3 ce ne avrei. E quindi io a staunch sarei messo benino. S, come al solito, però. Ma va, devo smettere di pensare che possa essere uguale a quelle di Jamir. Ho trovato un cavaliere luminoso al posto dell'Ancient Colossus. Mi sa che devi fare. Perché prima di poter arrivare al bossettino lì di pietra, devi fare un paio di cavalieri, appunto. Che quando le ammazzi, dopo appare il boss. Poi apparirà sempre il boss su quel piano. Però ogni piano c'ha tipo dei difensori. Anche perché in PvP per ora la media è 9 vinte, una persa. Sì, ma io direi che può anche andare bene. Quando arrivi a livello Jamir, magari ne riparli. Che magari riavrei accumulato anche cose, non lo so. Faccio, lo butto lì. Vediamo quanto li leva il bleed. 50.574. Vedi qui tutti sti debuff. Pandora e il suo pane. Poi non mi ricordo chi me lo chiedeva prima. Grampa forse. Ma non ha levato 1000 a malapena. Non ha levato il bleed. Pensavo di più. Oggi mi si sblocca il quarto pezzo. Sto trovando un sacco di pezzi di Capricorn. Capricorn mi sa che lo farò. Ma Capricorn sì, lo farò anch'io. Come farò anche Virgo, però mi sembra interessante anche Camus, secondo me. A vedere Arwiz giocare. Alle 14.50, finito sto piano. Implodi! No, non avevo mezza vita e basta. Finito sto piano, bisogna che stacco, eh. Si va a vedere il Milan, gente. E 6 è morto dal marchettino. Va bene. Questo piano è passato. Vedi Pandora che si triggera tutta e ti fulla il party. Forse in Serie C ormai il Milan sì. Quasi. Seguivi a tempi buoni, lo seguivi. Va bene. Si va avanti più tardi. Quindi è da PvE Pandora per PvP solo contro Freeze? No. Chiunque lascia un debuff sul tuo party te la può triggerare. Questa abilità qui. Fate of Illusion. No, scusa, un effetto of illusion, Eternal Night Sonata. Se il target riceve un debuff quando è attivo questo, c'è l'80% di possibilità di convertirlo in un buff. E quando si attiva l'Eternal Night Sonata, dovrebbe anche essere... Ogni volta che un crowd control o un debuff su una tua unità è rimosso o invertito, c'è l'80% di possibilità di suonare Requiem. La tua unità col meno HP percentuale, insomma, viene curata del 10% in più. E comunque il Requiem è questo, cioè la cura 300% del Cosmo Attack di Pandora. Quindi non è la favola. Dovresti alzare le due skill queste qui. In teoria tutte e tre, perché così cura anche di più. Però se alzi queste due ti si triggera più facilmente. Comunque insomma, hai visto già nel PvE ti si triggera parecchio. Nel PvP magari non sempre, però è da tutte e due. È un single target, ti aiuta tanto nella Athena Trial, che ti posso dire. Se hai gemme eccetera vai, perché... ripeto, meglio avere che non avere.
Da quando Evizaga e piani diventano facili. Sì, e io invece appunto ero indeciso se per caso un là o meno anche per lui. Però qui, cioè, portata 5 questa, ce ne vuole 4 di copie, quindi è impossibile che trovo 4 Evizaga e uso troppi libri. Per alzare le altre, idem con patate. Quindi non lo so, penso che mi terrò tutto per mio e buonanotte. Comunque, signori, io purtroppo scappo a vedere il Milan. Quindi, grazie a tutti quelli che sono arrivati da Ben, col ride di Ben. Spero che qualcuno ritorni. Gol Bezos è addirittura oltre che al follow in Discord, quindi ripeto, se hai domande scrivi pure, se non rispondo io risponde qualcun altro, comunque ti si risponde, oltre che a tutti i link utili che trovi pinnati. E se parte dalla panchina, oh, si entrerà nel secondo tempo, vedrò mezzo tempo, Ibra, che ti devo dire. E quindi nulla. Ci si sente più tardi, riattacco con lo streaming. Non so se riparto con Sensei o vado su Star Wars The Old Republic, però insomma sicuramente dopo restream, dopo la partita. Quindi ciao a tutti da me e da Baby Yoda e dall'orecchio di Baby Yoda. A più tardi, ciao.